TED Talks, eccoci qui. Allora, ci siamo praticamente perché tra un minuto Jerome Powell dovrebbe cominciare la tanto attesa conferenza stampa. Ricordiamo che anche se forse qualcuno non ci credeva fino in fondo, è stato fatto, la Fed ha alzato i tassi di 75 punti base, maggiore rialzo dal 1994. Chiedo subito un commento veloce a Jean Ergas che sarà con noi peraltro però fino alla fine della conferenza, quindi avremo modo di parlarne. Ma adesso un flash, cosa, te lo aspettavi tu, Jean? Sì, assolutamente siamo arrivati alla resa dei conti. Questa è l'ultima scena del famoso western di Mercenario. Alla fine, diciamo così, il pagliaccio a cui nessuno credeva, effettivamente ammazza tutti. Io qui sto ancora pensando a quelli che mi dicevano: guarda, Jean, ma tu sei fuori di cranio perché la Fed non farà mai nulla. Io qui cito chiaramente la grande opera di Divina Commedia: non ragionam di lor, guarda e passa, perché è l'unica cosa che si possa fare, perché veramente qui siamo a un punto storico e qui stiamo cambiando come su un computer i default settings. Questo è molto importante. E dunque io credo che qui veramente lui è stato molto chiaro e questa è una Fed che le suona, che ce le suonerà, ossia questa è una Fed che picchia duro. Diciamo che ha scelto la linea dura perché, ripeto, ha accelerato Esatto. la stretta che era già iniziata, ovviamente, però l'ha accelerato. E allora dopo torniamo su questa parola accelerazione, perché qualcuno la Chiaro. interpreta anche in modo negativo, proprio un po' associandola a un timore che in questo momento ha la Fed, che sicuramente c'è. Sta iniziando a parlare Jerome Powell. Allora, Jean, cominciamo a sentire cosa dice, poi naturalmente io mi inserisco e commentiamo anche quello che dice. Prego. Perfetto. Parte della famiglia americana e del business. Abbiamo passato molto negli ultimi 2 anni e mezzo. Allora, bisogna avere un'inflazione per il mercato del lavoro affinché sia forte. Sia dal punto di vista del mercato del lavoro è estremamente forte e l'inflazione è molto alta. Ossia, nei confronti di questa situazione, il Comitato ha aumentato di 75 punti base. E dice che saranno anche appropriati ulteriori aumenti. E lui dice significantly reducing il portafoglio obbligazionario. Questo è molto importante perché staranno per accelerare questa riduzione del portafoglio obbligazionario. Nel primo trimestre effettivamente ci furono fattori particolari che portarono a contrazione. Ma i recenti indicatori ci dicono che l'economia si sta riprendendo con il consumo che rimane forte. Ma l'investimento in via capitale sta rallentando e anche nel settore residenziale edilizio. Questo è molto importante. E questa stretta delle condizioni finanziarie dovrebbe ridurre la domanda e portare in equilibrio la domanda all'offerta. Allora, hanno ridotto le proiezioni per la GDP 2022 sotto il 2%. Il mercato del lavoro è strettissimo, siamo a un tasso di occupazione vicino a un minimo di 50 anni e rendimenti salariali elevati. Gli ultimi 3 mesi, medio 408.000 più posti di lavoro al mese, però sempre robusto, anche se minore. Miglioramenti nel mercato del lavoro significativi anche per coloro nelle fasce di reddito più basse. L'offerta di lavoro rimane moderata e la partecipazione alla forza lavoro rimane invariata. Allora noi speriamo effettivamente e crediamo che ci sarà un miglior equilibrio nel mercato del lavoro. Allora, previsione disoccupazione da 3,7 a 4,1, però bisogna anche dire che prima negli Stati Uniti il pieno impiego era il 5. L'inflazione rimane sopra il 2%. Allora, il headline è il 6,2 aprile e il core è 4,9.
il CPI era sopra le aspettative. E il cambiamento del core CPI era il 6. La domanda rimane forte. Questo è molto importante, vuol dire che l'inflazione a questo punto è insita nel sistema. Allora, l'invasione dell'Ucraina e la guerra in Ucraina sta creando repressioni prezzi, benzina, energia e cibo. In più ci sono le interruzioni in Cina a catene di rifornimento. Allora, hanno rivisto all'insù le indicazioni per il PCE. Allora 5,2%, 5,6%, 23 e poi scende vicino al 2. Allora i rischi sono all'insù. Allora, loro politiche sono basate sul pieno impiego e la stabilità dei prezzi. E sono consapevole del fatto che l'inflazione incombe e pesa di più su quelli a minor reddito. Allora loro dicono strongly committed, questo è estremamente importante, non c'è nessuna attesa che questo tasso di inflazione ritorni al 2%, questo è estremamente importante. Allora sono a metà di 3/4 di 1%. Quest'anno finora 1,5% di aumento, che loro pensano che bisogna aumentare ulteriormente. Questo è estremamente importante perché lo sta dicendo due volte adesso, la riduzione del bilancio ossia delle obbligazioni in portafoglio. Questo è importantissimo. L'ultima riunione si parlava di 50 punti base e si diceva anche chiaramente che erano molto attenti al rischio di inflazione, sarebbero stati flessibili, ma da quel punto, da quell'epoca l'inflazione è di nuovo sorpresa all'insù. Abbiamo notevolmente rivisto all'insù le tese inflazionistiche. Allora hanno deciso che era giustificato aumentare un aumento maggiore. Loro parlano di livelli più normali. E questo è molto importante, lui parla dell'ancoramento di queste tese inflattive. Questo è importante, 3,4% Fed Funds alla fine di quest'anno, che è 1,5% più di quello che hanno previsto precedentemente. Allora 3,8% fine dell'anno prossimo. 2024 3,4%. Però questo è di sopra della media. We anticipate that ongoing rate increases will be appropriate. E nessuno sa dove l'economia sarà tra un anno o più. Allora loro cercheranno compelling, questa è una parola estremamente importante, compelling è più di convincing, vuol dire che loro, questo è un argomento che non si può, ossia non se ne può discutere. Compelling, molto molto importante. Dice 75 punti base e inusuale e non prevede che ciò diventeranno 50 punti base alla prossima riunione. Loro faranno decisioni da riunione a riunione e tenteranno di comunicare nella maniera più chiara possibile. Allora, chiaramente l'obiettivo dominante è riportare l'inflazione al 2%. Bisogna riconoscere che l'economia può sviluppare dei sviluppi inaspettati perché l'inflazione ha sorpreso l'insù e ci potrebbero essere ulteriori sorprese, molto importante, molto molto. Dunque una situazione estremamente flessibile e loro vedono rischio inflazione all'insù.
Allora, loro dicono challenging extraordinary, questo è estremamente importante, che vuol dire che stanno facendo un tilt verso l'incertezza che è difficilissima da valutare. L'economia americana è molto forte e può sopportare questa politica, il che vuol dire non c'è recessione. Molto importante, non c'è recessione tecnica. Importantissimo. Allora, se Però di tutto per arrivare ai loro obiettivi dell'impiego, nonché dal punto di vista dell'inflazione e della stabilità del paese. Gian, adesso ti faccio subito tornare e sentiamo anche cosa chiedono i giornalisti. Beh, tante cose veramente importanti. Poi ti chiedo anche come hai sentito tu, che l'hai proprio sentito anche più nettamente, Paolo. Mi è sembrato un Powell che non ha nascosto le difficoltà, ma che nello stesso tempo ha cercato di rassicurare i mercati, per esempio dicendo non c'è recessione, l'economia americana è ancora molto forte. Ha già messo anche le mani avanti rispetto a quello che può essere il rialzo della prossima riunione. Dice questo è di 75 punti base, un rialzo veramente importante, aggressivo, sì, chiaro. Ma il prossimo potrebbe essere di 50. Che giudizio va dai a questo modo di approcciarsi di Powell di questa sera? Come lo Ma definiresti? io, sì, ma io credo che Powell chiaramente è estremamente, ossia prudente. Powell è un uomo che sta procedendo su una base chiara. Loro vanno avanti, aumenteranno i tassi, che sia 75 e 50. La cosa più importante, secondo me, è quello che abbiamo detto tempo fa, che noi vedevamo un tram che si chiama 4% come il tasso finale per funds. Loro hanno detto oggi 3,8, dunque mi sento completamente, diciamo, soddisfatto della nostra previsione. Io credo che Paul sia molto prudente e ci potrebbe essere altri 75, perché lui aggiunge anche che ci sono molte sorprese e che l'inflazione ha sorpreso all'insù. E dunque qua bisogna guardare il medio termine. Il medio termine non è roso da quel punto di vista. Ok, allora dopo io torniamo. Io vedo un sì. Powell duro. Duro, ah ok, ecco, vedi, ma anch'io, io non ho, dopo cerco di capire che aggettivo posso dare a Powell. Senti, dopo torniamo anche sulle altre parole che tu prontamente hai detto essere importanti, ma ci torniamo, avremo modo. Ritorniamo un istante a sentire di cosa sta parlando adesso, perché è anche importante capire la stampa su cosa intende fare Chiaro. Chiarezza ulteriormente, no? Sentiamo. Giusto. Thanks for taking our question. Gina Smilek with the New York Times. You. Allora, decido che dovevano andare avanti e non volevano aspettare. E questo è estremamente importante, vuol dire che loro hanno visto il bisogno di agire in maniera repentina. Importantissimo quello che ha appena detto. Come decidete il vostro livello di aggressività? Allora, perché 50, 75 e non 50? Perché non fare 1%? Di nuovo, questa parola compelling, ossia chiaramente proprio una prova schiacciante. E loro vogliono vedere una serie di declini del tasso di inflazione. Loro si aspettavano, avrebbero visto un appiattimento l'inflazione e non c'è stato questo appiattimento. Molto importante, questa è una linea dura, la prova del 9, vedere per credere. Contrariamente alle nostre attese, l'inflazione ha sorpreso all'insù e le proiezioni sono state aumentate. Molto importante perché vedono non fattore temporaneo ma più a lungo termine. E allora abbiamo deciso di aumentare i 75. Noi abbiamo aumentato i tassi in maniera celere, expeditiously. Abbiamo visto le condizioni dei mercati finanziari che sono diventate, diciamo così, più strette. Ma il Federal Funds è ancora lungo il 6%, dunque basso. Dunque stiamo aumentando il Federal Funds a un livello più normale. Allora vorrebbero, diciamo così, aumentare questi aumenti all'inizio, front. Allora un discorso di velocità con la quale si arriva al target finale.
Allora, la prossima riunione potrebbe essere una decisione tra 50 e 75. Allora, lui spera che a quel punto, chiaramente, si potrebbe avere più opzionalità, avendo fatto 75 oggi. Ok. People are, and that's what they want to see, knowing what they know now, and understanding that we need to be. Vorrebbero vedere la politica a un livello moderatamente restrittivo alla fine di quest'anno. Dunque sono sei mesi, però c'è moltissima incertezza. E dunque c'è un range del 3-3,5. Sapendo quello che sanno adesso. Allora devono mostrarsi risoluti, ma reagire ai dati mano a mano che arrivano. Potrebbero fare ciò o anche di più l'anno prossimo. L'anno prossimo vanno da 3,5 al 4% come Federal Funds. E questo è quello che la gente vede come un sentiero appropriato per ridurre l'inflazione. E dunque 75 sembrava la cosa giusta da farsi a questa riunione, ed è ciò che abbiamo fatto. Allora, prendo un attimo la parola io, faccio cenni, ecco. Poi ritorniamo subito, perché ci sono dei messaggi molto interessanti. Chi dice Powell sta tremando, chi scrive Powell sarà duro, ma i mercati festeggiano, perché i mercati effettivamente sono... continuano ad essere al rialzo. Adesso vado a vederli perché ero su un'altra schermata. Sì, confermiamo, l'S&P 500 guadagna il 2,33, anzi hanno aumentato gli acquisti, il Dow Jones 1,51, il Nasdaq 3,46. Torno ancora a leggere qualche messaggio. Duro con il rialzo e doveva farlo per riconquistare la fiducia, ma nelle spiegazioni è dovish, quindi come dire quindi è più colomba, cioè nella decisione è stato falco, ma per come si sta come dire, confrontando con i giornalisti, i mercati, è un po' più cauto. Deve stare attento. E poi appunto mi segnalano anche che il VIX è a meno 11, lo sto guardando adesso, a 109,51, cede l'1,35, giusto per dire che i mercati festeggiano questa decisione della Fed. Dimmi solo questo, è vero che lo senti un po' più colomba rispetto a quelle che sono state le decisioni prese dal board della Fed? Allora se c'è una spaccatura tra la decisione presa e il suo atteggiamento, non moltissimo. Io credo effettivamente che il mercato potrebbe festeggiare per due motivi: uno, perché sa di che morte deve morire; due, perché lui ha detto che l'economia americana è ancora forte, e questo vuol dire che la Fed non vede una recessione e non crede che l'economia americana in questo momento sia in recessione. Per questo è un grande spauracchio. Se siamo già, diciamo così, nel ventre della balena o no, senza saperlo, lui lo sta escludendo. E due, dice saremo flessibili, però ricordiamoci effettivamente, ossia, lui può anche tentare di tutto per far scendere l'inflazione, però sì, chiaramente bisogna vedere i dati che arrivano. No, quello che è importante è quello che ha detto sull'economia americana, estremamente importante. Quando dice che c'è stata una ripresa dell'attività e dunque non c'è recessione tecnica, e non faranno, diciamo così, in maniera predeterminata 75 la prossima riunione, ma faranno 50. Dunque siamo al minore dei mali. Certo, il Dow Jones sta sfiorando il 2%, siamo a 1,55. C'è anche Mariella, che saluto, che ci ringrazia per esserci sempre. Vorrei sapere se è possibile l'S&P 500 nei prossimi giorni, che farà. Non è possibile forse dirlo con certezza, ma secondo te, appunto, visto che i mercati stasera stanno festeggiando, proseguirà? Vuol dire che hanno riacquistato la fiducia nella Fed? O è dai un'altra spiegazione? Insomma, poi torniamo al domande. No, questa è la quadratura del cerchio, però tento, io direi semplicemente questo: io credo che ci sia un po' di sollievo che lui non abbia detto che farà 75, questo era lo spauracchio, forse sì, forse no, c'è una fede effettivamente che va passo per passo, secondo me probabilmente a questo punto l'S&P 500 tiene. Non sarei sorpreso se c'è un'euforia iniziale e poi c'è anche il selling che segue. La cosa più importante per me è che il discorso è binario.
ed è recessione o non recessione in questo trimestre. A questo punto costui lo esclude, dunque questo toglierebbe, se hanno ragione, un grosso peso dal mercato. Un messaggio significativo che però è comprensibile di Cesare, dice: mercati gli credono, speriamo non sia la stessa storia dell'inflazione transitoria, nel senso, sì, quando dice no, non è recessione, credo che sia quello. Speriamo di no, ricordiamoci, costoro si sono sbagliati molte volte e bisogna anche definire cos'è una recessione, cosa vuol dire economia forte. Loro stanno facendo un economic analysis che è bottom up, che si fonda sul mercato del lavoro. Questo è estremamente importante. Questo è un mercato del lavoro che permane molto forte, non c'è più il GDP che conta. È vero. Lui si sta schierando con i lavoratori. Dunque lui dice: qua c'è un mercato del lavoro molto forte, dunque l'economia va. Questo non vuol dire che ci sarà un tasso di crescita forte, assolutamente no. Secondo me loro probabilmente stanno facendo affidamento sul consumatore americano, che sta utilizzando i propri risparmi accumulati durante la pandemia. È ancora un credito bancario a breve termine che rimane abbastanza solido, ricordiamocelo, ovviamente, qui ci sono ancora molti soldi. Certo, poi torniamo sulla conferenza. Comunque scrive un altro amico: la borsa non è chiusa, bisogna stare attenti, i mercati sono isterici, assolutamente. Non è finita, perché l'inflazione non è data solo dalla quantità monetaria, ma anche dalla supply chain, assolutamente. Giusto. Che non sia finita, siamo d'accordo tutti. Allora, torniamo sulla conferenza, Jean, grazie. Sì. Allora, sta parlando chiaramente la fiducia dei consumatori del Midwest Michigan, e loro l'hanno notato che c'era un forte ribasso e che le attese inflattive sono aumentate, e questa è una cosa che dobbiamo prendere molto sul serio. E loro effettivamente, ossia, hanno preso decisione dei 75 punti base, anche quando hanno visto queste attese inflazione e hanno detto: qui bisogna ancorare questa attese inflazione. Se lei dovesse rivedere un altro aumento delle attese inflazione, potrebbe questo pregiudicare fare solamente 50 punti base e reagiranno ai dati man mano che arrivano. Allora, la cosa importante è aumentare i tassi, e mentre man mano che si arriva alla fine dell'anno e arriveremo a un livello dove abbiamo una politica restrittiva, allora loro arrivano alla fine dell'anno praticamente, questo è il discorso, ossia man mano aumenteranno i tassi. To take your second question first, yes. I mean, I think we're resolved to take this. Ma lei crede che questi 75 punti base farà sì che sarà più difficile dare indicazioni sulla politica monetaria? The overall exercise is that we try to provide as much clarity about our policy intentions as we can, because we think that makes monetary policy work better. Loro saranno flessibili nell'attuazione. La loro politica. E loro stanno tentando di dare il massimo di chiarezza in merito alla loro politica, perché loro credono che ciò, questa chiarezza nella comunicazione, effettivamente renderà più efficace la politica monetaria. Quest'anno è stata la prova che la politica della loro comunicazione piuttosto diretta può avere un effetto, perché quando ho anche parlato prima e poi aumentato i tassi, c'è stato questo convogliamento di questo effetto ai mercati finanziari. Allora, qualsiasi indicazione chiaramente dipende dall'esito che noi prevediamo, abbiamo previsto. Loro stanno guardando questo progresso. Loro dicono che l'inflazione non può scendere finché non si appiattisce, e se loro non lo vedono,
e se non vedono progresso per un lungo periodo, per un certo tempo, questo li costringe a reagire, ma a qualche determinato punto vedranno questo progresso su fronte inflazione. E dunque c'è sempre questa condizionalità. E questo è molto inusuale che loro ricevano, abbiano questi dati così vicini, diciamo, al momento in cui non si può più comunicare. Questo non è qualcosa che ricadrà. And how is the committee thinking about the potential trade-off of much higher unemployment than even forecast than even what's forecasted in the SEP if inflation is not moderating, you know, at this acceptable pace? Allora, questa soglia, qual è il limite di inflazione, diciamo, che soddisfa questi criteri? So what we want to see is you know, a series of declining monthly readings for inflation, and we like to see inflation headed down. So allora quale sarà, diciamo, il trade-off, ossia l'equilibrio tra più alta disoccupazione e inflazione? Loro vogliono vedere una serie di declini mensili dell'inflazione. And then the question would be, do you slow down? Does it make you, you know, that you'll be making these judgments about la nostra tasso è sotto neutrale, or speed up, you know, that, so that's the kind of thinking we'll be doing, and we'll again we're looking ultimately. Allora il tasso sarà politico, la nostra politica sarà a livello dove prevediamo. Allora è consigliabile rallentare da 50 a 25 o accelerare? We think this job is done. Non dichiarano vittoria finché non vedono una serie di questi declini mensili compelling, di nuovo, importantissimo. Compelling vuol dire che proprio lì, proprio prove schiaccianti, non convincenti. Abbiamo visto chiaramente l'estate scorsa che l'inflazione è scesa nel corso dell'estate, ma poi è aumentata. E dunque saremo molto attenti a non dichiarare vittoria. Allora noi saremo rimanere flessibili e, diciamo così, aperti, sensitivi. Lei si preoccupa che forse far scendere l'inflazione comporterà più di un po', diciamo, di disagio, dolore? What's becoming more clear is that many factors that we don't control. Il nostro obiettivo are going to play a very significant role in è ridurre l'inflazione al 2%, and there I'm thinking, of course, mentre è avere un mercato lavoro che permane forte. Supply chain, things like that, where we really can't, the monetary policy stance. Sono molti fattori che non controlliamo. Possono svolgere un ruolo molto significativo. Allora, i prezzi delle commodities è quello che noi abbiamo anche sottolineato. E le catene di rifornimento. E la politica monetaria non può impattare. Ma c'è un sentiero per arrivare al nostro obiettivo, non sarà facile. E diventa più difficile a causa di questi fattori. Allora noi dobbiamo ridurre la domanda, perché c'è molta domanda in eccesso. Okay. Allora, per esempio, il mercato del lavoro. Lui sta dicendo che c'è un mercato del lavoro che è sbilanciato, ci sono due posti disponibili per ogni, diciamo, disoccupato. E bisogna arrivare a un ratio più normale. E dunque si vedrebbe chiaramente che le pressioni salariali ritornerebbero a un livello più sano. Però sì, ecco, su questo peraltro c'era anche una cosa che mi ero appuntata, Gian, che ovviamente l'inflazione, tutto quello che sta succedendo, sta colpendo i redditi più bassi, ma questo lo sappiamo molto bene. Quindi mi chiedo se da una parte Powell sta dando una fotografia ancora, come dire,
sostenuta, diciamo così, da un'economia che regge, no? Però dall'altra parte sì. mi chiedo se appunto questa differenza di incursione, definiamola così, dell'inflazione sui redditi porti poi anche, non so, nel breve periodo, nel medio, questo non lo so dire, a differenze sociali che sappiamo molto bene sì. che poi portano a eventuali scossoni economici, no? Perché poi è tutto assolutamente collegato. Sì. Ti chiedo cosa ne pensi e poi questa parola compelling, appunto, che continua a utilizzare. Continuo a dire, molto importante. Allora, passiamo subito alla prima domanda. Sì. Sicuramente il problema, come io ho ribadito più volte su questo programma ed altri, è che il problema non è più economico, è un problema politico e sociale. Certo. Stiamo assistendo a un divario crescente causato dall'inflazione tra i redditi minori e coloro che hanno redditi superiori e anche ricchezza, ossia patrimonio. Chiaramente a questo punto questo può provocare due cose. Chiaramente eventualmente un abbassamento del consumo perché le persone esauriscono i propri risparmi e cambiamenti politici molto forti. Ricordiamoci che questo signore sta agendo praticamente con carte blanche da parte della Casa Bianca. Questo è un imperativo politico oramai negli Stati Uniti, non è un imperativo economico. Estremamente importante questo fatto e secondo noi effettivamente porterà sicuramente degli sconquassamenti sociali che ci sono già. Questo è poco ma sicuro. Appunto. Leggo ancora qualche messaggio, poi torniamo sulla Prego. Conferenza. Facciamo così che poi anche voi se avete domande fatele, però state dicendo insomma la vostra su tanti aspetti molto importanti. Allora, bisogna tenere conto, vado, questo amico ha scritto più cose, Prego. Ma questo secondo me è molto interessante, che in ogni mercato orso ci sono anche dei rally da 10-20%, ma sempre sì. il mercato orso è, certamente, sì. infatti bisogna guardare Prego. I trend in economia, no? E Chiaro. Sui mercati, cioè è ovvio che se anche se un giorno le borse, prendiamo anche dalla giornata di oggi, europea intendo dire, che se con contrattazioni già chiuse, abbiamo avuto questi rialzi incredibili dopo sei sedute consecutive in rosso, non è che ci dobbiamo basare sulla seduta di oggi, dobbiamo analizzare il trend chiaramente, quindi dobbiamo Chiaro. Capire intanto se il mercato entra in quello che è definito bear market, cioè mercato orso, e Chiaro. Da lì poi valutarlo per quello che è, sei d'accordo, insomma questo però Ma, è molto importante perché rischiamo poi di avere anche appunto in nome della volatilità giornate su, giornate giù e quindi non capire più molto di quello che sta accadendo. Sì, ma io credo assolutamente, ricordiamoci che è estremamente difficile capire dov'è il famoso bottom. Molte volte il bottom si è rivelato una botola. Tempo fa mi fu chiesto, chiaramente, come pensavo del tech, e ho detto siamo al fondo, al floor. Io dissi no, ma questo floor, questo pavimento si rivelava una botola e ti hai assolutamente ragione. Bisogna fare molta attenzione perché anche le contrattazioni borsistiche si basano anche su spostamenti non direzionali. Per esempio ci sono i grossi investitori che devono fare la reallocation certo. dal punto di vista delle categorie di rischio e dunque questo sospinge la domanda e non è assolutamente un'indicazione secondo me sul progresso futuro della borsa. Sì, bisogna fare molta attenzione. Io credo semplicemente ai miei, così come negli Stati Uniti, i miei 5 centesimi, che qui il problema veramente sarà molto semplice, saranno i tassi che aumentano, il tasso di sconto dei prospettati futuri cash flow che scende e dunque devono succedere due cose, queste due cose. Gli utili aumentano o i tassi di interesse scendono. Questa è la sfida del momento e vediamo anche chiaramente un peso molto forte ancora del tech negli indici. Questo io penso sì. Io francamente io ho questo bottom, ma non lo so, io credo che ci potrà anche essere del selling dopo questo relief rally. Quindi okay. il sollievo è che non siamo in recessione, secondo lui. Secondo lui, appunto, secondo qualcuno si dice, speriamo secondo che non sia lui. lo stesso concetto Russo. Dell'inflazione transitoria, no? Sì. Eh sì, perché invece anche nei giorni scorsi, Jean, molti economisti illustri, non è che parliamo di persone che non hanno niente a che vedere con l'economia, sì. hanno parlato invece di una recessione che potrebbe essere vicina, quindi una visione diversa, però staremo a vedere, speriamo, certo. Speriamo no. tutti che sia quello che dice Jerome Powell. Allora, sentiamo un po' di cosa stanno discutendo. Ancora sì. In riunione, cioè in conferenza. Allora, sono chiaramente questi fattori che non possiamo controllare, per esempio le conseguenze della guerra in Ucraina, per esempio l'energia, i fertilizzanti e i catene di rifornimento, sebbene siano due cose diverse secondo me. La frase che abbiamo rimosso And that just didn't seem appropriate, so we took the sentence out. And
Allora, loro hanno rimosso che non si può arrivare al 2% esclusivamente alla politica monetaria. E allora non sembrava più appropriato, abbiamo rimosso questa frase. Proiezioni tasso di disoccupazione. Allora, questo grosso cambiamento che c'è stato nel conto dell'inflazione, prima normalizzazione a sé stante. E loro si aspettavano dei progressi sul fronte inflazione e hanno avuto il contrario. Le conseguenze della guerra in Ucraina diventano sempre più chiare. Allora la situazione diventa più difficile. Molti paesi nel mondo hanno l'inflazione del 10% ed è dovuto ai costi delle materie prime. Questo è il cost push, questo è importantissimo. Lui sta facendo un tilt fortissimo dal demand pool, eccesso di domanda, ai prezzi di materie prime che aumentano. Importantissimo. È la headline inflation, che è quella chiaramente che include anche il carburante, l'energy e il cibo. Loro guardano il core perché loro dicono prevede meglio chiaramente ossia l'inflazione futura, però il headline è quello che la gente vive ed è per questo che ritorno a dire è un fattore politico a breve termine, midterms americane, e l'ambiente è diventato più difficile. E dunque il bisogno della politica, dell'azione, diciamo, della decisione presa oggi, aumentare i tassi e fino ad arrivare a dove crediamo dovrebbero essere. Questo è un Powell duro. Sì, posso chiederti una cosa, Gian? Lei parla del CPI. Ok, ti chiedo solo una cosa, perdonami, perché non so se ho frainteso io e allora voglio capire bene. Ma quando appunto si parla del target del 2% dell'inflazione, il target appunto della Banca Centrale, ma mi pare di capire che non ci credono nemmeno loro che verrà raggiunto, vero? Ma assolutamente, io sono assolutamente di questa opinione, ossia loro rimangono impegnati a raggiungere questo target, però non dicono che credono di arrivarci. Questo è veramente importante. Esatto. Quello che e questo diventa nel business quello che chiamano un stretch target. Io so di poter aumentare le vendite del 10, ma per incoraggiare alla forza venditori, la mia squadra di venditore, dico che facciamo il 20. Questo è un stretch target, ma non ci crede più nessuno. Certo. Posso assicurarvi che al 2% non ci arriviamo. Io vado ogni giorno al supermercato, qui per comprare l'insalata ci vuole un prestito del Fondo Monetario Internazionale, sia per cui lì ma del 9. Ma sai perché te lo chiedo? Perché mi sembrava invece, leggendo i due comunicati, diciamo, poi adesso stiamo ascoltando i due comunicati, mi riferisco a quello della Banca Centrale Europea e quello della Fed, adesso poi stiamo ascoltando le parole di Jerome Powell, e invece la BCE aveva iniziato proprio dicendo che cioè sembrava quasi più fattibile, no, il ritorno al 2% del target, mentre invece mi pare che Jerome Powell stia proprio, come dire, convincendo i mercati al contrario, cioè dicendo guardate che noi faremo di tutto per, però attenzione perché vi stiamo anche dicendo che non sarà così facile. Ma io credo effettivamente più a Jerome Powell che non che chiaramente la BCE. La BCE sta facendo le previsioni a cui francamente nessuno crede. Io credo che l'inflazione nella zona euro sia oramai istituzionalizzata, non la controllano, è una situazione molto complessa, hanno una import inflation che è quella dell'energia, hanno anche da trattare, da gestire una situazione a rischio paese che secondo me peggiorerà, dunque loro fanno dei calcoli completamente diversi. Ma negli Stati Uniti noi abbiamo due inflazioni che si sono sovrapposte, quella iniziale della pandemia che era una catena di rifornimento e in più l'eccesso di, diciamo, liquidità immesso nel sistema, e due oramai adesso la cost push che sono le materie prime. Dunque eccesso domanda, pandemia, molto locale, più forte tensione liquidità, domestic USA, post push, materie prime, globale. Dunque, ecco, credo che sarà molto difficile, lui deve fronteggiare una duplice sfida, quest'uomo francamente mi sembra Ulisse.
Allora, no, beh, la sfida è sicuramente molto, ma anche perché tutti gli occhi sono puntati su di lui e abbiamo detto pure Biden si sta affidando a Powell, quindi figuriamoci. Allora, mi fa piacere che ci siano degli amici che abbiano peraltro colto la sfumatura che abbiamo dato noi, Gian, rispetto al tema sociale, no? Perché Chiaro, appunto molto importante. differenze sociali, l'inflazione che va a colpire ovviamente redditi diversi, Esatto, e esatto. dice bravi sulla disuguaglianza. Insomma, il senso è se ne parla sempre poco. L'inflazione si abbatte solo con i tassi, non si abbatte solo con i tassi, ma con investimenti per ridurre la disuguaglianza. Quindi ridurre l'inflazione senza investire disuguaglianze sulla supply chain e affidarsi soprattutto verso paesi, come dire, poco affidabili. Cioè, bisogna appunto agire da quel punto di vista. Scusate se alcuni messaggi li leggo velocemente, ma Prego, prego. vorrei tornare anche sulla conferenza. Quindi cerco di cogliere il succo, Sì. ma siete veramente molto precisi. E vi ringrazio perché state portando anche tanti esempi. È vero, bisogna agire lì perché altrimenti è un circolo vizioso in questo momento. Sì, ma un circolo vizioso per me è che queste sono strategiche strategie a lungo termine, perché qui siamo tutti keynesiani. Ricordiamoci, qui non si parla più del lungo termine, qui siamo come il mio grandissimo maestro Keynes. Io sono un keynesiano ortodosso di ferro d'acciaio strettamente osservante e praticante. A lungo termine siamo tutti morti. Io sono cresciuto nel mercato del petrolio, per me il lungo termine sono 5 minuti. E Ecco, qui bisogna figurati. agire adesso e bisogna agire subito e vanno benissimo i grossi progetti faraonici di investimento, il next gen, ma il problema è che il petrolio le sta a 120 dollari, è che il pane aumenta, è che un panino a New York costa 12 dollari. Per me io non ho bisogno di libri di testo. Allora, i mercati scrivono, un altro nostro analista, Enrico Jay, che saluto, i mercati scontavano lo 0,75, anticipano sempre, Sì. sono scesi prima di oggi, ora ricomprano. Questo è un Sì. meccanismo abbastanza consueto dei mercati. Ma io vedo il comportamento dei mercati e si chiama chiaramente a quel punto è quello che ci aspettavamo. Sappiamo di che morte dobbiamo morire e possiamo anche riorientarci su anche dei titoli che, per esempio, noi crediamo che reggeranno meglio un aumento dei tassi. Uno dal punto di vista della valutazione, perché non sono delle obbligazioni camuffate, e due perché hanno o un eccesso di cash o un cash flow estremamente forte che gli fa da cuscinetto. Tutto qui il discorso. Il mercato fa una previsione e poi dice: siamo una previsione sì o no? Sì, ok, so qual è il mio downside risk a breve termine, so che il mio rischio è in giù a breve. Tutto lì il discorso. Ma il vero discorso è la sua decisione all'economia americana, secondo me. Vediamo se ha ragione. E poi visto che parlavamo di disuguaglianza e di agire, insomma, sulla disuguaglianza, l'amico cioè dice, ne parla sempre uno dei pochi, l'economista Stiglitz, e porta il suo esempio, insomma, quindi se qualcuno fosse interessato a leggere anche questa parte, questo aspetto, è molto Chiaro. interessante. Allora, torniamo, Gian, sulla conferenza, sentiamo un po' come sta Prego. procedendo, anche perché dovrebbero essere le ultime domande in realtà. Allora, questi dati su inflazione sono la migliore indicazione, la migliore base, diciamo, per dove dovete andare o state andando, o potrebbe fuorviare la vostra politica. E siamo consapevoli dei pericoli di affidarci esclusivamente a essi, a questi dati. Ossia, lui dice il peggior errore sarebbe di fallire. Fail è una parola potentissima. Il capo della più grande banca centrale mondiale che dice we cannot fail. Fail, bocciati, parola bomba. Allora, non credono però che questa inflazione è stata improvvisa e che non sta impattando su una spiraglia salariale? E il pubblico vede la Federal Reserve come, ossia, sulla buona strada per ridurre questa inflazione. E noi dobbiamo mantenere questa fiducia. Ma detto fail, compelling, significant, tre parole, bomba. Voglio espandere un po' l'argomento del sentimento pubblico. Ossia, abbiamo visto questo feeling dei consumatori che scende l'inflazione che sale.
anything like this kind of inflation in 40 years. And allora, questo sentimento da parte dell'economia americana, corporate, business e consumatori, ossia quadra con la sua descrizione dell'economia americana? Molti stanno provando la prima volta l'inflazione. Sono 40 anni che non c'è questa inflazione. E c'è qualcosa che la gente non piace. Allora stanno rispondendo tramite questi sondaggi. Lo capiamo. E capiamo anche, diciamo, il disagio e le difficoltà che sta causando. E siamo decisi a fare tutto quello che noi possiamo per scendere l'inflazione. È una cosa molto impopolare, è molto doloroso questo fatto. È la posizione critica e assicurarci che il pubblico abbia fiducia che noi abbiamo gli strumenti che funzionano e che li utilizzeremo per far scendere l'inflazione nel tempo. Over time, per favore sottolineare questa parola over time. Qui non c'è nessun impegno temporale, importantissimo. Lei ha parlato più volte dell'inflazione, ha menzionato il prezzo del petrolio. Now, where do you see those going in the near future? Yeah. So, as I mentioned, I think in my ma parte questi prezzi del petrolio, vediamo anche questa inflazione appiccicosa della, per esempio, della Cleveland Fed. E come analizzate questi fattori proprio appiccicosi, un'inflazione non petrolio? Allora, l'inflazione iniziò in settori molto specifici, ristretti, però adesso si espande. Allora, dal settore dei beni al settore dei servizi. Nel viaggiare, gli aerei sono molto pieni, i biglietti sono molto cari, e questo chiaramente è anche il prezzo del petrolio, ma anche chiaramente una domanda molto forte, e anche chiaramente shelter, che sarebbe l'alloggio, e vediamo questo dato della Cleveland Fed che sta aumentando. Non stiamo vedendo progressi, ma vogliamo vedere progressi, ed è un'altra componente del perché abbiamo fatto quello che abbiamo fatto oggi. E loro vediamo appropriato ad aumentare i tassi a livello restrittivi, abbiamo detto, sul 3,4. E poi vedremo quello che ci dicono i dati. Allora, eccoci qui. Io ogni tanto faccio i gesti a Matteo. Scusami, sta dicendo qualcosa di importante. Sì, il soft landing. Ok. A proposito di parole, che io ho appena twittato, ti troverai un tweet, mi è piaciuto il fatto di aver trovato delle parole chiave di questa riunione, compelling, failed, e ho aggiunto anche overtime, perché effettivamente, visto che i mercati chiedono sempre le tempistiche, no? E ovviamente se non c'è il time, intanto c'è chi scrive, meraviglioso Jean Ergas, ci sono tantissimi messaggi, io vi ringrazio veramente tantissimo, perché ringrazio loro che ci ascoltano, poi ci sono tanti spunti veramente interessanti, poi resta questo link, questo video con i messaggi, quindi li possiamo anche riprendere. Meraviglioso Jean Ergas, il lungo termine sono 5 minuti, passerà alla storia, quando tu prima parlavi del prezzo del petrolio. Allora, l'S&P 500 sui 15 minuti ha mantenuto per tutto il giorno la linea di resistenza in discesa a partire da 3786 a 3779, rompendola alle 20:45 e toccando, è movimento speculativo perfetto. Poi invece c'è che ti leggo questo messaggio, visto che ne hai parlato prima tu, oltre agli altri che sono comunque molto, molto interessanti. Politiche keynesiane, messaggio di Giacomo, di breve termine di emissione di trillions hanno generato inflazione, ora le soluzioni devono essere keynesiane per risolvere il problema che hanno creato. Fantastico, scrive, un po' ironico però il nostro amico. Sì, ma io credo assolutamente, ossia questa situazione è estremamente semplice, qui andiamo su breve termine, ossia questo, io sono un keynesiano, però ossia sono anche in parte discepolo, quasi apostata
dal punto di vista keynesiano di Milton Friedman, quando dice l'inflazione non la si può ridurre gradualmente, e questa per me è un po' la falla logica di quello che sta facendo costui. Lui questa inflazione o la risolvi subito con una bella botta in testa o non funziona più. Io ho 66 anni, io mi ricordo cosa voleva dire cercarsi un lavoro a New York nel 1981 o nel mondo con il signor Volcker, che apportò il Fed Funds Rate a quasi 16%, se mi ricordo bene. Però l'inflazione scese e io sono convinto che questo signore farà la stessa cosa. Qui andiamo sopra il 3,4, questo non basterà, qua ci vuole veramente il colpo finale, la botta in testa, lascia, o se no qui non la riduci gradualmente, perché c'è un progresso, c'è una pressione non lineare. Certo. Gian, allora importante. Buttiamoci ancora sulla conferenza, così poi arriviamo prego. Alle parti finali e poi facciamo un piccolo dibattito sì, di te in chiusura. Con grande piacere. Andiamo sì. a sentire, c'è chi scrive, prego. Io dopo leggo anche qualche messaggio perché ce ne sono tanti. Prego. Allora, noi staremo lì attenti e guarderemo, diciamo, se le cose vanno in un senso che noi non ci aspettiamo e reagiremo. Saremo determinati e risoluti, ma flessibili, il che vuol dire nulla. Ossia, avete iniziato una rassegna di quello che è stata la politica monetaria negli ultimi due anni vista l'inflazione? Ossia, la situazione dei mercati finanziari, voi ritenete che il quantitative tightening, ossia questa riduzione della liquidità, ossia potrà peggiorare la situazione dei mercati finanziari? Allora, noi abbiamo studiato e guardato perché l'inflazione fu così forte, più di le nostre attese. Questa è mattina, mezzogiorno e sera, ce ne occupiamo. Bisogna capire il contesto, dice costui. Allora, per decenni, prima della pandemia, dove l'inflazione è dominata da forze disinflattive, come per esempio una popolazione che si invecchiava, la globalizzazione, più tecnologia, più produttività. Ed è così che funzionano i modelli. Allora, noi avevamo decenni e decenni di data, e loro. E dunque chiaramente questi shock dal punto di vista dell'offerta tendono ad essere transitori. Qui abbiamo avuto una serie straordinaria di shocks, la pandemia, la reazione, la riapertura, l'inflazione, più la guerra in Ucraina. In più chiaramente queste chiusure in Cina. E la guerra in Ucraina molto importante, sta mettendo le zampe in avanti, effetti per anni. Queste forze sono diverse, l'inflazione si comporta in maniera diversa. Allora, forte. Allora, questi shocks che non si potevano prevedere, queste persone che escono dalla forza lavoro, abbiamo fatto molto lavoro interno, ha fatto molto lavoro internamente per analizzare. Non sappiamo se queste forze, questi fattori continueranno. Allora ritorneremo a un mondo come quello precedente? O ritorneremo, saremo in un mondo dove questi shock da parte dell'offerta continueranno? Ma negli anni 70 abbiamo visto questi shock, lo ricordo anch'io, petrolio, poi sono andati scemando. Nel frattempo dobbiamo trovare una stabilità dei prezzi in questo nuovo mondo. Questo nuovo mondo in cui siamo stati, forse inflazione, e dunque, come noi abbiamo sempre detto, è un fenomeno globale, perché il cost push è un fenomeno globale.
about what we're going to do there. Markets seem to be okay with it. Noi abbiamo più inflazione perché la nostra economia è più forte, si è ripresa più velocemente. Su quantitative tightening abbiamo comunicato molto chiaramente di quello che faremo. I mercati dicono ok. L'emissione di buoni obbligazioni del tesoro scende. I mercati guardano avanti e loro non credono che porterà in liquidità. L'ultima domanda. Qual è la sua analisi del settore immobiliare dopo i forti aumenti il forte interesse nei confronti del mercato, chiaramente edilizio, perché fu la molla per la grande crisi. I tassi erano molto bassi per molto tempo perché causa della pandemia e dovevamo chiaramente appoggiare l'economia quando la disoccupazione era al 15%. Adesso i tassi stanno ritornando a livelli più normali o un po' più in là. Allora poi ci furono tassi bassi, domanda forte, e poi ci fu uno spostamento geografico dai centri urbani alle zone suburbane e dunque questo provocò un forte aumento della domanda. Allora abbiamo visto un fortissimo aumento dei prezzi, adesso questo cambia, i tassi sono saliti e vediamo il mercato immobiliare che cambia e guardiamo per vedere quello che succederà. Impatterà sull'investimento residenziale? Non sono sicuro dell'impatto sui prezzi edilizi immobiliari, stiamo guardando. C'è una grandissima offerta di case non ancora finite. I would say if you're a home buyer, somebody or a young person looking to buy a home, you need a bit of a reset. We need to get back to a place where supply. Ma diciamo il numero di case finite è basso. Mortgage rates are low again, so this will be a process whereby. Se volete comprare casa, we do our work in a way that where the housing market. Dobbiamo avere bisogno di un momento dove c'è un migliore equilibrio tra l'offerta e domanda e dove l'inflazione è più bassa e i tassi mutuo scendono. Questo è un grosso, 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 fortissimo momento. E questo è importantissimo quello che ha appena detto. Perché secondo me il discorso negli Stati Uniti è il discorso ricchezza patrimoniale, la ricchezza insita nella casa. Ok, intanto sì, esatto, intanto la riunione è terminata, come vedete, quindi possiamo tornare su Jean Ergas e naturalmente in studio. Allora, adesso facciamo un po', proprio come battute finale prima di salutarci, anche come dire, in un flash i punti essenziali di questa conferenza. Prima però mi ha molto divertito, tra virgolette, il commento che hai fatto tu a margine delle parole di Powell, che ha detto saremo risoluti, determinati ma flessibili. Tu hai detto che non significa niente. C'è chi infatti scrive: risoluti ma flessibili dovrebbe venire a fare politica in Italia, però vabbè, questa è una nota di colore. Poi gli amici adesso si stanno un po' confrontando sul tema del quantitative easing, ma insomma è impossibile leggere tutto perché adesso si mette un po' in relazione quello che è stato l'intervento prolungato, no, delle banche centrali europee, non solo ovviamente per le recenti emergenze, ma parliamo proprio di crisi che partono dal 2008 e che poi hanno continuato, come dire, a convincere le banche centrali che questa azione accomodante avrebbe dovuto continuare. Allora Jean, ma per venire a questa sera, dunque 75 punti base, il mercato, partiamo da qui e poi facciamo un'analisi per punti.
il mercato quanto se lo aspettava secondo te, quindi a questo punto come reagirà? Intanto io dico solo che gli indici americani, penso che se lo aspettava. Gli indici americani stanno continuando, insomma, in modo molto sostenuto, perché l'S&P 500 ha superato il 2% di guadagno, 2,26, il Nasdaq il 3,25 e il Dow Jones 1,73. Sì, allora molto semplicemente questo, due cose molto importanti di questa riunione. Uno, che costui crede che chiaramente l'economia americana sia ancora abbastanza robusta e dunque questo spauracchio, siamo in recessione, secondo loro non c'è. Questo è molto importante perché una gran parte del discorso statunitense e del mercato è un discorso binario e il timing pressoché impossibile recessione. Due, c'è un certo sollievo che ha fatto quello che ha dovuto fare, probabilmente si rumoreggiava e avrebbe fatto, e tre, c'è questa speranza che questa politica molto aggressiva possa portare alla riduzione dell'inflazione. Io credo che questo sia, come dicono qui, un po' wishful thinking, ossia è un desiderio, non credo che si possa concretizzare in breve termine, e ricordiamoci anche se questo signore fa altri 75 perché i dati sono negativi, io non credo che questi giubileranno alla pazza gioia. Per il momento almeno c'è una Fed che è decisa, che dice bisogna andare fino in fondo e come dicono qui, they will go to the end, andranno alla fine, even to the bitter end, bitter, amara fine. Ossia anche se questa fine è amara, loro ci andranno e loro sono consapevoli di questo fatto, però il mercato dice, ma sai che ti dico, questo forse sa quello che sta facendo, speriamo, sono sbagliati su tante cose, ma forse adesso ci azzeccano. È tutto lì il discorso è che lui ha prospettato, uno, che non c'è questa recessione, due, andranno fino in fondo e tre, probabilmente che, diciamo, estremamente semplici, non faranno il 75 la prossima volta, ma si adegueranno sui 50 o il 75 o il 25, ma lui è molto vago costui, ossia il mercato sale perché non ha detto non faremo 75. Esatto. Tutto lì. Non faremo 75. È molto vago perché ovviamente le condizioni sono ancora incerte, quindi chiaramente non si può si deve rassicurare il mercato, ma non si può promettere nulla. Appunto, sul quantitative easing c'è chi sostiene che sia la causa dell'inflazione, invece c'è chi dice no, finché non c'era il Covid non avevamo problemi di inflazione, anzi si è rotta la supply chain e quindi il quantitative easing non è inflazionario. Effettivamente il primo cenno di aumento di inflazione c'è stato quando hanno ripreso le attività e quindi si è rimesso in moto il meccanismo domanda e richiesta, però ovviamente non era bilanciato, quindi si è creato questo rialzo dei prezzi. Intanto sto guardando anche l'euro dollaro che, come da previsioni, ha avuto questa risalita, nel senso che oggi con l'annuncio della BCE dello scudo antispread aveva dato, cioè questo annuncio aveva dato linfa al cambio euro dollaro con l'euro che era salito e aveva anche superato l'1,05, poi siamo riscesi ulteriormente a 1,03, adesso l'euro si sta un po' riprendendo. Tu cosa pensi dell'euro dollaro, cosa potrebbe succedere, visto che sono, insomma, è ciò che si stanno chiedendo un po' i nostri amici? Ma io credo effettivamente che il dollaro continua ad essere forte. Ricordiamoci, ho visto queste decisioni che non furono decisioni da parte della BCE, non hanno deciso un bel nulla, secondo me hanno detto che studieranno questo nuovo prodotto, questo nuovo strumento per arginare questo rischio paese, però non hanno proposto nulla di concreto e dunque a quel punto abbiamo visto scendere l'euro e secondo me loro avranno molta difficoltà nella BCE a, diciamo, convogliare, a strutturare una soluzione dove da un lato riescono a domare questa inflazione che è difficile e dall'altro riescono ad evitare una crisi del debito. Ricordiamoci, noi diciamo crisi del debito è un eufemismo per dire il problema Italia. Okay. Noi siamo ritornati al problema Italia, questo è il problema del momento e lì veramente sarà estremamente difficile. Dunque io vedo un euro dollaro, ossia un euro piuttosto debole finché non c'è una riduzione in questo senso. Guarda, mi sono messa anche sul grafico, poi andiamo a conclusione Gian, del rendimento dei titoli di Stato decennali americani, perché c'è una riflessione di un amico. Naturalmente gli esperti stanno monitorando anche l'andamento dei titoli del Tesoro e le quotazioni continuano effettivamente a scendere, però adesso ci siamo fermati a 3,33, stanno calando del 3,97. Un amico dice, può spiegare qualcuno a Powell che se qualcuno gli credesse, quindi evidentemente è scettico sul fatto che ci sia fiducia, no, in questo momento nei confronti di Powell, i rendimenti dei bond non sarebbero rimasti al 3%. Tu pensi che sia così?
Ma io credo che il discorso sia estremamente semplice. Perché salgono questi tassi? Perché a un certo punto, dal punto di vista decennale, del bond market che anticipa sempre quello che chiede, che potrebbero essere le mosse della Federal Reserve, e questo sta puntualmente succedendo, in quanto i rendimenti sono aumentati dove eravamo del Certo, 2,85 poco certo. tempo fa. E certo che c'è anche delle fluttuazioni che secondo me sono rumore e non sono segnale, e siamo a 3,33, però questo è un livello sempre piuttosto alto. Io credo che il mercato, ossia a questo punto, dica si stanno muovendo, ma creiamo, è quello che abbiamo detto anche noi molte volte, è che questo processo inflattivo oramai lo vedono il mercato considerato a medio termine. Ossia non Ok. vediamo questa situazione dove il decennale c'è uno gap di 20 punti con il quinquennale, 30 punti, non vediamo più questa hump curve, questa curva a gobba, ossia questo è estremamente importante. Dunque, io credo che il mercato faccia fiducia a Powell, però d'altronde il mercato dice anche che sono tanti di quei fattori dell'incertezza che non siamo in un ciclo convenzionale. No, Tutto lì. no, esatto, appunto, si va a cicli, però spesso ci possono anche essere delle situazioni che possono essere inquadrate meno, con meno in modo meno nitido, diciamo così. Allora, noi siamo arrivati a conclusione, ci tengo anche a dirti che c'è chi scrive ottima traduzione, che hai saputo, insomma, riportare bene anche il mood di quello che Powell voleva comunicare, e io ci tengo a leggere Grazie. questo perché sono la prima che ti ringrazio per averci aiutato in Prego, questo sarà un grandissimo piacere. compito, perché sai, per quanto si possa conoscere l'inglese, ma si ha sempre paura poi di non riuscire a dare bene, no, quello che emerge, perché poi ci sono le sfumature. Vedi che tu mi è piaciuto Sì. molto, hai puntato l'accento su quelle che sono state le parole più utilizzate da Powell, quindi questo è stato importante e anche gli amici lo riconoscono e poi ci dicono ottima trasmissione, molto bravi, e ci sono tanti messaggi di persone che ci ringraziano per questa trasmissione, ma insomma io ringrazio chi ci ha seguito, perché in realtà Sì, sembrerà assolutamente. retorico, ma quello è. Ringrazio anche Matteo che è stato in regia. Gian, naturalmente da domani si vedrà, come abbiamo detto, è una nuova era probabilmente, dove era, Chiaro. insomma, è una parola forse un po' troppo grossa, ma sicuramente è sintomo di cambiamento in corso, lo sappiamo, visto che parliamo di rialzo dei tassi dopo tantissimi anni, Chiaro. invece di decisioni diverse che andavano proprio nella direzione opposta. Da domani vedremo il mercato come reagirà. Tu tanto sarai sempre con noi nelle nostre dirette, perciò avremo modo di commentare a breve quello che succede. Intanto io ti ringrazio davvero per aver Prego. partecipato alla nostra diretta. Grazie, Grazie, grazie Deborah, grazie. grazie, grazie, E molto gentile. tutta la diretta divisa in due parti sarà anche disponibile a breve sul nostro canale YouTube per rivedere. Poi naturalmente la riproporremo anche durante il nostro palinsesto, la nostra programmazione. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Seguiteci sul nostro canale YouTube e sui nostri social, e naturalmente sul nostro sito lefonti.tv, dove domani torniamo con il nostro palinsesto. Buona serata.